Prepariamo insieme la sbriciolata Nutella e mandorle, ottima da servire sia a colazione che a merenda. Per preparare la sbriciolata Nutella e mandorle, iniziate col tritare grossolanamente le mandorle. Trasferite in ciotola e tenete da parte. Quindi setacciate in una ciotola la farina e il lievito. Aggiungete un pizzico di sale, lo zucchero e mescolate. A questo punto unite il burro. Strofinate con la punta delle dita e con le mani, in modo che la farina incorpori tutto il burro. Dovrete ottenere un composto sabbioso. Così. Aggiungete l'uovo e mescolate senza impastare. Aggiungete anche le mandorle tritate precedentemente e mescolate sempre senza impastare, solo con la punta delle dita. Dovrete ottenere delle briciole. Dividete il composto a metà e ricoprite il fondo della teglia precedentemente imburrato e infarinato. Schiacciate pressando bene anche i bordi. Quindi farcite con la Nutella. Naturalmente potete sostituire la Nutella anche con la marmellata o con la crema pasticcera. O non aggiungere nulla. Dopo ricoprite la base della sbriciolata con le briciole rimaste. Decorate con qualche mandorla qua e là. E quindi cuocete in forno statico a 180 gradi per 25-30 minuti. Controllate sempre a vista perché ogni forno ha le sue storie. Ed ecco la sbriciolata cotta. La lasciamo raffreddare e quindi la sformiamo sul piatto di portata. Capovolgiamo ancora ed eccola qui. La nostra sbriciolata è pronta per essere servita e gustata. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima, ciao!